Barbara e Marcello. Una bella notizia. Come sapete, ogni anno la C in questo periodo si riunisce in un paese della diocesi e si mette in marcia per la pace. Quest'anno non è stato possibile a causa della pandemia, ma in pieno stile a C ci siamo messi in marcia lo stesso. Il Papa, nel suo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, ci ha invitato a prenderci cura gli uni degli altri. Così abbiamo pensato, con i responsabili dei settori giovani e adulti, di realizzare una marcia che passasse in tutte le case della diocesi, dai bambini agli adulti, nessuno escluso. E abbiamo ascoltato e condiviso il bello del prendersi cura delle nostre comunità. Vogliamo quindi condividere con voi tutte le notizie che ci sono arrivate, nella speranza e certezza di poterci presto riabbracciare e insieme prenderci cura. Buona marcia a tutti! Buona marcia a tutti! Mio Signore, questo è il mondo che tu mi hai donato per amor mio, aiutami a curarlo per bene. Oh mio Signore, questo è il mondo che tu mi hai donato per aiutami a curarlo per bene, senza violenza, senza più guerre, senza egoismo, ma con l'amore. Io so che si può, amandoci soltanto di più, senza violenza, senza più guerre, senza egoismo, ma con l'amore. Io so che si può, amandoci soltanto di più. Io ora so che si può, io ora so che si può, io ora so che si può, amandoci soltanto di più. Io ora so che si può, io ora so che si può, io ora so che si può, amandoci soltanto di più. Senza violenza, senza più guerre, senza egoismo, ma con l'amore. Io so che si può, amandoci soltanto di più. Senza violenza, senza più guerre, senza egoismo, ma con l'amore. Io so che si può, amandoci soltanto di più. Buongiorno dal TG della Madonnina. Va ora in onda l'edizione straordinaria per annunciare una grande notizia di pace: la cura del prossimo. Ci colleghiamo in diretta con la dottoressa Ilaria, con il nostro inviato Aurora. Buongiorno a tutti dalla parrocchia di Santa Maria del Carmine. Do il benvenuto alla dottoressa Ilaria. Cosa vuoi dire per lei prendersi cura di una persona? Buongiorno Aurora e buongiorno a tutti gli amici del TG della Madonnina. Prendersi cura di una persona è prendere con sé ciò che quella persona ha nel cuore. E quindi la prima cosa è accoglierla così com'è. Volergli bene, ascoltarla, perché non posso prendermi cura di qualcuno se non ascolto cosa ha nel suo cuore. Quindi prendersi cura è qualcosa che possiamo fare tutti quanti, l'uno con l'altro. E soprattutto è bello prendersi cura degli altri, non solo quando ci sono dei problemi, ci sono delle malattie, ci sono dei disagi, ma anche prendersi cura delle gioie dell'altra persona,
perché è bello condividere i momenti di gioia, perché se si condividono i momenti di gioia, il legame si rafforza e poi quando arrivano le difficoltà si è pronti a portarle insieme. Quindi prendersi cura non è qualcosa che è riservato solo ai dottori, ma tutti possiamo prenderci cura l'uno dell'altro. E questo è amare. In che modo si può stare vicino a una persona che soffre? Ho pensato di fare un gioco che in Azione Cattolica, della quale faccio parte da 30 anni, ho imparato quando ero grande come voi. E quindi, cura! Proviamo insieme. Consolare. In che modo si può fare, mi avete chiesto? Unire, essere uniti, rimanere tutti legati, rassicurare e ascoltare. Questo è cura. E quindi amare. Dato che sapete bene che in questo momento prendersi cura delle persone è molto importante e anche aiutare i dottori che sono molto impegnati, tutti possiamo fare la nostra parte e io a voi ragazzi lancio una sfida. Volete aiutare i dottori nel curare il cuore delle persone? Soprattutto gli anziani che in questo momento a volte soffrono di più? Allora, il mio invito è questo: tutte le volte che incontrate una persona anziana da una finestra, da un balcone, al supermercato, in qualsiasi punto, qui, fategli così e un bel sorriso, vi sarete prese cura di lei. Quanto è importante prendersi cura degli altri? È molto importante perché arricchisce innanzitutto il nostro cuore. Prendersi cura degli altri aiuta intanto a nutrire il nostro cuore e poi anche quello dell'altra persona. E questo è un contributo per la pace nella nostra comunità e in tutto il mondo. La ringraziamo per essere stata con noi. Linea allo studio. Oggi abbiamo imparato che prendersi cura degli altri arricchisce la nostra vita, rende il cuore felice e un cuore felice e un cuore in pace. Ciao a tutti! Anche ad Anani, nella parrocchia di Santa Maria Annunziata, la pace fa notizia. Insieme ai miei amici del catechismo abbiamo scoperto quanto è bello prendersi cura delle persone. Da bravi giornalisti abbiamo intervistato delle persone davvero speciali, i volontari della Croce Rossa, che ci hanno raccontato tantissime cose che vogliamo condividere con voi. La parola passa a loro. Che cosa è un volontario? Allora, un volontario è quella persona che crede in tante cose, soprattutto per fare del bene alle altre persone senza essere remunerato, o meglio dire senza essere pagato. Noi la mattina, quando abbiamo un turno, no? Quando andiamo a fare le cose, indossiamo questa divisa. Io indossare questa divisa, noi pensiamo, andiamo a fare del bene senza ricevere nulla in cambio. Abbiamo qui il reparto di respirazione, che praticamente questo serve quando una persona non può respirare da sola, viene collegata con questa mascherina, questa per gli adulti, quella per i bambini è più piccola, viene inserita qui. Così. Il mio professore Elisa! Ah, io me la sono fatta dal dentista che mi hanno fatto l'anestesia quando mi toglieva il dente. È uguale a quella, solo che non c'è questo coso. Praticamente questo compare. Sentite? Questo prende l'aria da sotto e ve la mette dentro la bocca praticamente. E quando uno non ce la fa a respirare, perché anche questo non basta, qua viene collegato con dei tubicini alla bombola dell'ossigeno. Vedete? Qua viene messo il tubicino con la bombola dell'ossigeno. Io lo so. Ok.
Qua abbiamo altre, il tubicino che vi dicevo prima, abbiamo anche altre mascherine per diverse tipo di faccia, perché non siamo tutti uguali alla faccia, ci sta chi ha la bocca più grande, chi ce l'ha più piccola e così. I vigili sono gentili con i pedoni. Le maestre spiegano con gentilezza i bambini che aiutano. Alza la voce. Certo, presta la le forbici a Cristian. Si porta il proprio animale a scuola per farlo vedere agli altri. Si aiuta i nonni a tenere posto la legna. Condivido la merenda con i miei amici. Io faccio un regalo a papà. Due fratelli si cambiano i doni. Oggi Diego mi ha aiutato a tirare sulla zip del giacchetto. Gira, gira, gira. E vi faccio compagnia scrivendovi una lettera. Voi siete molto buoni e gentili. E così vi dico che siete sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. E torneremo a fare le cose che facevamo insieme. Mi piacerebbe riabbracciarti presto. Siete speciali, vi voglio tanto bene. Notizia. Noi oggi come gruppo ACR ci prendiamo cura del creato.
Per questo abbiamo deciso di piantare un piccolo albero, un prugno, che con la nostra cura farà tantissimi frutti. Ta-da! Senza egoismo, ma con l'amore, io so che si può, amandoci soltanto di più, senza violenza, senza più guerre, senza egoismo. La solidarietà è una forma di impegno etico-sociale a favore di altri, è un sentimento di benevolenza e fratellanza, di aiuto materiale e morale tra le persone di una comunità. Le donne dell'Azione Cattolica di Morolo sono sempre pronte a rispondere alla parola solidarietà nel suo significato di amore per l'altro e partecipano sempre con generosità alla richiesta di raccolta alimentare che a Morolo si effettua durante il periodo di Avvento e di Quaresima. Attualmente, in particolare, l'aiuto è rivolto a favore di un seminario di Roma. Amore per l'altro. L'altro, dunque, è il nostro prossimo, che va amato come amiamo noi stessi e come Dio ha amato noi. Speciale.
Mandiamo? Mandiamo la diretta. Per me la pace è ciò che ci accomuna tutti, o meglio, cerca di farci unire. Noi lottiamo tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo. Per me la pace è la base di tutto. Se un giorno ci sarà la pace totale nel mondo, oltre alla fine delle guerre, si risolveranno la fame, l'invidia e molti altri problemi legati all'odio. Secondo me le parole collaborazione, rispetto, dialogo e amore sono le parole d'ordine per vivere in pace e in armonia con chi ci circonda. La pace è una cosa bella e importante che ci fa vivere in serenità con noi stessi e con gli altri. Secondo me la società che vive nella pace è quella società fondata su il rispetto disinteressato e quindi supera il principio secondo cui non faccio male per non ricevere male. La pace è una condizione di armonia senza alcun tipo di conflitti. Per me non è solo una cosa collettiva, ma cioè, dove si pensa al bene di più, ma parte dalla minima cosa all'interno di ognuno di noi. Allora, questa è la testimonianza che abbiamo voluto dare con il gruppo dei giovanissimi di Fiuggi, con i quali appunto abbiamo parlato di pace e abbiamo capito che la cosa più importante affinché la pace possa far parte della nostra vita, come prima cosa dobbiamo cominciare a parlarne. Oggi vi racconteremo la nostra notizia di pace della parrocchia di Santa Teresa di Fiuggi. Abbiamo invitato alcuni volontari dell'Unitalsi per testimoniare la cura mediante la solidarietà, come dice Papa Francesco, cioè l'amore che per l'altro che non è astratto, ma che si realizza se ci si impegna per il bene comune, perché l'altro è il nostro prossimo. I volontari si chiamavano Antonello, Cristina e Paoletta. Ci hanno spiegato l'attività che questa associazione fa di solito e che in questo periodo di pandemia ha fatto. Passo la linea a Piero Cupini. Antonello ci ha spiegato che l'Unitalsi aiuta le persone disabili ad andare a Lourdes e nei santuari, ma non solo, anche ad aiutare chi ha perso il lavoro e non ha cibo per le proprie famiglie, a portare le persone sole che ne hanno bisogno, ad andare in ospedale, a fare le visite mediche o a ricevere cure. Noi bambini e ragazzi abbiamo voluto aiutare questa associazione donando dei dolcetti per rendere più dolce la vita di queste persone. Noi speriamo che loro siano un po' felici per questo. È stato il nostro modo di essere solidali, o come dice Papa Francesco, di prendersi cura del prossimo. Adesso cedo la parola a Maria Grazia. Un'altra ospite speciale è venuta a trovarci, un supereroe che si chiama Daniele Nobili. Daniele è nato da Nagni 35 anni fa. Vive da Nagni e lavora in una ditta che fa lavori di segnaletica e manutenzione sulle strade. Ci ha raccontato che da piccolo faceva anche lui parte della CR e che da 12 anni ha iniziato a far parte di un'associazione che si chiama Unitalsi. È stato a Lourdes 4 volte come volontario, ma è anche andato in Palestina, a Fatima e a Medjugorje. La parola ora a Clelia. L'ultimo anno, dopo un incidente sul lavoro, purtroppo non è potuto essere attivo nel mondo del volontariato. Ma lui la voglia non manca di certo. Ci ha detto che da piccolo andava in chiesa e un po' si annoiava, gli sembrava che il tempo non passasse mai. Però giocava con gli altri bambini a giocare in parrocchia e alla CR. Soltanto crescendo capì quanto fosse importante andare a messa e ascoltare Gesù che comunicava attraverso il Vangelo. Daniele ha detto che ai tempi di oggi la messa dura un'ora circa, un'ora scarsa, e gli sembrava pure poco. Passo la parola a Mattia. Ci ha chiesto se conoscevamo l'undicesimo comandamento. Noi siamo rimasti a guardarlo, così lui ci ha spiegato che era il comandamento che Gesù ha aggiunto agli altri 10 e che completava gli altri, cioè ama il prossimo tuo come te stesso. Passo la parola a Roberta. Ci ha
stupito perché ci ha detto che anche chi presta una penna ad un compagno fa volontariato, oppure che aiuta un amico a fare un compito che non ha capito. Non ci avevamo mai pensato! Ha iniziato a fare volontariato perché gliel'avevano chiesto e gli ha detto subito di sì. Sembrava convinto di quello che diceva. Secondo me, lui è molto bravo a mettere in pratica quello che Gesù ha detto. Ora passiamo la parola a Sara Tritti. Ci ha detto che quando si aiutano le persone, queste donano sempre qualcosa a chi le aiuta. E infatti lui dice di aver ricevuto sempre dalle persone che ha aiutato attraverso l'intalsi. A noi è sembrato molto convinto quando parlava. È stato bello ascoltarlo, sembrava uno di noi. Alla fine gli abbiamo dato un regalo, una bellissima giacca nuova dell'Unitarsi, e io ho letto un bigliettino. Lui si è quasi messo a piangere. Nel bigliettino c'era scritto che lui, indossando la giacca, sarebbe ritornato ad essere un supereroe, come era prima. Anzi, no, più super di prima. Detto ciò, passo la parola a Lorenzo. Per noi è stata una bella esperienza e speriamo di averlo fatto felice, perché per noi lui è stato un vero esempio, un testimone di cui fidarsi. Dal TG dei ragazzi della CR è tutto, da Lorenzo Incacciati. Ciao! Ispirandoci alle parole di Papa Francesco, noi del gruppo adulti abbiamo voluto realizzare questo sogno e lo abbiamo fatto offrendo il nostro aiuto a famiglie bisognose, perché anche loro hanno diritto a vivere in modo dignitoso, diritto spesso negato. Ciò ci ha reso sognatori felici. Riproporremo questo gesto nei prossimi mesi alla comunità parrocchiale. Dalla parrocchia Maria Santissima Regina in Tecchiana Castello, ispirati dal messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della pace. La cultura della cura come percorso di pace, il gruppo 9-11 anni della CR ha deciso di prendersi cura del creato piantando due alberi da frutto nel giardino della loro parrocchia. Oggi ci collegheremo con l'oratorio San Paolo de Rasi, dove i vari settori di azione cattolica, ACR, giovanissimi adulti stanno lavorando sul mese della pace. L'iniziativa di pace di quest'anno, intitolata La pace fa notizia, vuole che ci facciamo attenti ai bisogni degli altri, con gesti di solidarietà, come ha sottolineato Papa Francesco nel messaggio della 54esima Giornata Mondiale della Pace. Ora vi mostriamo alcune immagini di lavori realizzati dal gruppo 1214. Di cui tratteremo ha come tema la cura del prossimo, che i gruppi ACR hanno approfondito. I bambini hanno scritto delle lettere e fatto dei disegni per gli ospiti della casa di riposo Gian Battista Lisi, come gesto di solidarietà, ma soprattutto per dare loro una gioia nel ricevere posta inaspettata, che ha come emittente un bambino o una bambina. Ascoltiamone alcune. Ciao, mi chiamo Marco Ciguzzavilla, ho 10 anni. Mi piace la musica. Suono la batteria.
e vorrei tanto fare calcio, ma la cosa che mi piace di più è giocare con i miei amici. Nel mio gruppo CR ho scritto questa lettera per conoscerti e te ne scriverò altre. Inoltre ti sto scrivendo questa lettera perché in questo periodo di pandemia sto pensando molto ai miei nonni, che non vedo da molto tempo. E penso a te che sei solo. Ciao da Marco. Che si è fatto portavoce di tutti i bambini. Ora ci spostiamo davanti all'oratorio, dove il gruppo adulti si è dato appuntamento nel pomeriggio del 22 gennaio per piantare una pianta d'olivo come segno della cura del creato, della quale si prenderanno cura insieme a tutta la comunità. Questo mese della pace. Ringraziamo tutti i gruppi di Azione Cattolica e buona serata. See the beat die. Oh mio Signore, questo è il mondo che tu mi hai donato. Aiutami a curarlo per bene, oh mio Signore, questo è il mondo che tu.
casa. Ciao, io sono Alicia e un po' di tempo fa la maestra ci aveva detto di prendere un fagiolo e metterlo in dell'ovatta bagnata. Io l'ho voluto fare con mia nonna, l'ho fatto e l'ho messo dentro l'ovatta bagnata. Una volta fatto, dopo un po' di tempo, abbiamo visto che è cresciuta la piantina e siamo andati a piantarlo. Adesso me ne prenderò cura insieme a nonna. Penso che sia importante fare la raccolta differenziata e ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa per vivere in un mondo migliore e non inquinato. Viva la pace! Ciao a tutti, io sono Riccardo. Il disegno che ho fatto rappresenta il mio orto, perché a me piace prendermi cura delle piante. Ciao, sono Gabriele. Io cerco sempre di aiutare gli amici. Se sono felici loro, sono felice anch'io. È bello vivere in un mondo di pace. Buonasera, noi siamo un gruppo della CR, ci chiamiamo Pronti a Scattare e siamo nel primo anno di cresima. Oggi abbiamo invitato un ospite, Paola, volontario della Caritas, per raccontarci la sua esperienza, perché come dice Papa Francesco, bisogna aiutare gli altri, i più bisognosi. Allora, io mi chiamo Paola, come ha detto Lorenzo, sono stata invitata qui in questa parrocchia perché proprio rappresento la Caritas parrocchiale di Sant'Andrea e sono venuta qui per dare alcune mie esperienze. Da quanto tempo sei volontaria? Allora, io veramente sono parecchi anni che sono volontaria, non vi so quantificare gli anni, però è parecchio tempo. Sono nata, diciamo, è nata questa cosa per sopperire, diciamo, per aiutare le persone in difficoltà
E da lì è scaturita tutta un'altra cosa, nel senso che sono venuti i primi tempi a dare, a chiedere i numeri, e poi da lì invece si è allargato di molto, diciamo, questa attività. Ma che persone oggi chiedono aiuto quando vengono alla Caritas? Come ti chiami? Chiara. Chiara, le persone, variabili le cose, le persone, perché sono di tutti e di più, sono persone, prima erano persone di bando italiane, adesso sono persone straniere, perché voi sapete che c'è stato questo esodo, no? Delle persone che sono dalle altre parti degli stati del mondo. Che cosa dire? Sono persone che hanno tutti bisogno, perché quando vengono qua perché hanno bisogno, non hanno loro, diciamo, la voglia di lasciare i loro paesi, se lo fanno è solo per estremo bisogno, tutto qua. Le persone o vengono direttamente, diciamo, solo per sentito dire che c'è una Caritas in una parrocchia, oppure perché ci vengono segnalate da servizi sociali del comune. E poi si collabora molto insieme con le altre Caritas. Il vescovo Loppa volle che la Caritas fosse decentrata, parecchi parenti di parrocchia devono avere queste Caritas. E da lì è nato un po' tutto, diciamo. Però ecco, persone ci vengono segnalate da tutte le parti, diciamo, persone in difficoltà che poi arrivano qui da noi, o loro personalmente le sentono dire, oppure, ecco, ripeto, nei servizi sociali del comune, oppure qualche altra associazione che ci rinvia, ci rimanda, insomma. C'è tanta povertà oggi, più di ieri? Guardate, io non so quantificare se veramente c'è tanta povertà più di ieri, perché prima c'era una povertà, adesso ce n'è un'altra. E, non so, prima vivevamo in un mondo, adesso si è allargato questo mondo e quindi abbiamo una visione più larga dell'universo, del globo. E che succede? Succede che tutte queste persone che stanno qui in Italia, sia stranieri sia italiani, purtroppo per esigenze lavorative, manca il lavoro, sono riusciti a diminuire un po' il loro reddito, quindi a non farcela più, ad andare avanti. Però non è che non ti posso quantificare se ci sta più povertà oggi di prima. Qual è l'esperienza più bella che hai fatto? Guarda, non c'è un'esperienza più bella, perché ognuno è particolare, ognuno ha una particolarità. E ecco, io posso raccontare l'esperienza che sto avendo in questi giorni, no? Una famiglia della Nigeria. Giovani, sono due, una coppia giovanile, ha avuto un bambino che ha pochi giorni, 19-20 giorni. Ecco, questi naturalmente sono venuti dalla Nigeria sperando di avere un'opportunità migliore per stare qui in Italia. Però purtroppo qui in Italia, vuoi un po' la crisi economica che c'è dappertutto, vuoi pure per questa pandemia, questi si sono trovati a non avere più lavoro, e hanno questo bambino, e questo bambino deve crescere, però, perché questo bambino non lo sa che manca il latte, ha bisogno del latte, ma non sa che non possono darglielo. Quindi questa famiglia si è rivolta a noi, no? Attraverso altre persone sono venuti a farci questa richiesta. Quindi proprio stamattina voi dovreste vedere quanto è bello questo bambino. Proprio stamattina questo abbiamo consegnato loro del latte, che serviva per dare al bambino, latte, delle vitamine. E indumenti, perché c'ha bisogno pure di indumenti, non crediate che è soltanto il vivere, diciamo i viveri, ma sono anche indumenti, aiutarli anche nel pagare l'affitto, aiutarli anche nel pagare l'Enel, la corrente, il gas, i scaldamenti, quindi diciamo è tutta una... Però è stata così bella conoscere questa famiglia, perché c'è stato quel grazie, ma non perché noi vogliamo che ci si dica grazie, proprio perché loro hanno riconosciuto in noi un'amica che li ha potuto aiutare, diciamo, loro si sono potuti, come si dice, come dire, si sono potuti aggrappare a noi
perché li potevamo aiutare, quindi c'è stato questo aiuto da parte nostra e loro stessi non si sono sentiti più soli. Questa è un'esperienza che in questi giorni insomma, sta succedendo, capito? Perché lo fai? Per quale motivo? Guardate, io perché lo faccio? Mi ci sono trovata veramente, devo dire la verità. Però devo dire una cosa, perché il nostro Signore ci ha detto di amare l'altro, io di vedere nell'altro Gesù. Io non posso tirarmi indietro, perché devo amare l'altra persona, perché attraverso il fratello posso andare a Dio e se mettermi nei panni del fratello da amare, diciamo, no? Quindi vedere Gesù nell'altro, amare l'altro e fare del bene, perché c'è una regola in tutte le, sia nella Bibbia, sia nel Corano, sia in altri libri biblici, che c'è scritto così: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, oppure non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E io quando faccio delle cose, no? Mi metto in quella posizione e dico: Signore, Paola, tu vorresti che fosse fatto questa cosa a te? Vorresti avere una casa fredda? Vorresti non avere niente da mangiare? Vorresti non pagare l'affitto, non poter pagare l'affitto? Allora, se io non lo voglio, nemmeno all'altro deve essere permesso. E quindi se possiamo aiutarti, lo facciamo volentieri, perché anche l'altro è mio fratello. Voi per esempio, non so, se ci sta un fratello, per esempio, se ci sta una persona, è Gesù, in quel momento è Gesù, vedete Gesù, voi come lo comportereste davanti a Gesù, quindi vi confortate, no? Lo amate, lo abbracciate, e anche il fratello è Gesù. Lui è venuto a posto a farlo con noi. Quindi chi siamo noi per giudicare? Quanto tempo dedichi a questo servizio? Ti costa fatica? Guarda, ci sono delle giornate che passo il tempo al telefono, perché voi dovete sapere una cosa, che non c'è soltanto la persona che ha bisogno da mangiare, c'è pure la persona che ha bisogno di essere ascoltata. E delle volte io passo le ore al telefono, perché mi telefonano? Per cercare un po' il loro bene, per essere un po' confortati. Quindi io passo tante ore, ci sono dei giorni che passo tantissimi giorni passo per questo lavoro, per questo servizio di volontariato, non è un lavoro. Dei giorni magari un po' meno. Però questo io vi consiglio veramente di stare all'ascolto dell'altro, ve lo consiglio, perché è una ricchezza per tutti quanti noi. Di che cosa ha bisogno di più la gente che incontri? Di tutto, per esempio, come ho detto prima, di vivere, ma anche di conforto. Guardate, voi non sapete quante persone che sono in difficoltà, anche perché vogliono essere confortate, magari che scaricano un po' le predizioni che hanno, i loro problemi. L'altra sera mi chiamavano una signora. Poi alla fine siamo stati un paio d'ore a parlare, alla fine mi ha detto: ti chiedo scusa, però non so con chi parlare. Scusa, perché mi chiedi scusa? Chiami, quando vuoi chiami. Però sono anch'io le volte che chiamo, non aspetto magari che mi si chiami, perché so in quel momento che la persona ha bisogno di essere ascoltata, e allora magari chiamo. Adattare, diciamo, nel fare certe cose, però proprio per aiutare gli altri. Io osservando alcune cose, diciamo, mettendo la mascherina, stando un po' distanziata dagli altri, osservo delle regole e vado avanti, diciamo, non ho paura. E devo dire che nell'atto prima della pandemia, diciamo, la prima volta, io ho un modo di uscire fuori quando non si poteva fare, no? Però non lo fanno perché alcune persone hanno bisogno di vivere. Alcune persone hanno bisogno di essere pagata la bolletta, allora magari scombinavo alcune cose, per esempio venivo qui, qui alla Caritas, prendevo i liberi, li lasciavo da una parte, poi telefonavo alla persona e dice: guarda, puoi andare a ritirare il pacco liberi. Oppure se c'era persone che magari non potevano venire perché non avevano la macchina, che non abitavano, non avevano le finanze, prendevo questa roba e gliele portavo, stavo sempre ben attenta a stare nella distanza. E magari lo facevo nel periodo, diciamo, nelle ore dove altre persone non giravano tanto, già non potevano girare quel periodo, però cercavo di evitare appunto altre persone. E magari uscivo fuori da casa alle 2 di pomeriggio, perché però mezzogiorno, loro, altri sono
stavamo dentro. E ho detto che ho avuto queste accortezze. Però io se dovessi dire che ho paura del conto, no, non mi fa. Forse, non so, appunto ripeto, fare le cose di Dio ti mette tanta tranquillità e tanta pace. Sai che ti fa l'aiuto di Dio. Noi che possiamo fare? Tu Anna, voi potete fare tantissimo, potete proprio fare tanto. Io, per esempio, c'è un dato, non so voi se lo conoscete, c'è un dato, si chiama il dato dell'amore, no? E questo dato ha 6 facce. Si lancia il dato la mattina e ogni faccia ha una frase: amare per primi, amare il nemico, amare il fratello, vedere Gesù nell'altro. E questa cosa voi dovreste farla la mattina, lanciare il dato appena piazzato, lo lanciate, esce quella frase e potete metterla in pratica tutta la giornata, osservare quella frase, per esempio amare per prima. Quante cose si possono fare? Andare a scuola? Quante volte ci sono dei ritardi da parte degli amici di scuola, no? Però potreste amare per primi. E per tutta la giornata osservare quella frase. E voi potreste fare tanto, non vi costa niente, e voi potreste fare tanto, perché è una cosa che dilaga, l'amore si apre, dilaga. Quindi quando tu vedi quel bambino che fa così, quell'altra bambina che fa così, anche gli altri, ma perché quelli sono così? Io non lo posso fare, ma anche io lo posso fare. E quindi diventa una gara di solidarietà e di amore. Quindi questo lo potreste fare. Perché i poveri sono più belli come Gesù? Allora, i poveri, qui bisogna fare anche delle distinzioni, secondo me, ce ne vorrebbero, cioè un bel discorso da fare. Ma i poveri, Gesù intende pure i poveri in quanto poveri di ricchi di umiltà, poveri nel senso che non vogliono prevaricare, poveri pieni di saggezza, poveri che non vogliono arricchirsi oppure fare delle cose disoneste, questi sono i poveri. Allora in questo caso entreranno nel regno dei cieli, Gesù li ama, ma Gesù ama anche i ricchi, non è detto che Gesù non ama i ricchi. I ricchi di amore per gli altri, i ricchi che non, che magari voi intendete forse ricchi per come ricchezza, no? Per esempio ci sono dei ricchi che ereditano una ricchezza, per esempio, ma la mettono poi in pratica per gli altri, non se la tengono per loro. Quelli pure sono i poveri, perché noi distinguiamo, diciamo, chi è povero perché è povero, perché non è niente, ma non è così. Il povero è quello che agisce per il fratello, è quello che agisce per Gesù, è quello che si dà da fare e non sta dentro casa senza fare niente. Il povero è quello che agisce, il ricco è quello che agisce. Quindi non è vero che Gesù ama di più il povero. Il povero in questo senso, il povero è quello che ha quella saggezza, quell'umiltà, quella carità verso gli altri. Tutto qua. Ma non è povero perché mi mancano i soldi, assolutamente. Non è quella la cosa che intende Gesù. Raccontare tante le notizie tutte intorno a noi, ci incontriamo lì. Wow, molte storie parlano di lui, che scoperta, voglio annunciarlo a tutta la città. Filmo e scatto foto, chiedo e prendo nota, pronti tutti quanti in postazione.
ogni mia capacità. Tutti insieme vinciamo la paura. Ogni pagina un'avventura. La speranza è audace, dice Papa Francesco. Essere costruttori di pace in questo momento significa fare nostra questa audacia che ci fa andare oltre, aprendo il nostro cuore ai bisogni dei fratelli. Va e anche tu fa così, dice Gesù. Tutti insieme, ognuno come è, ma sempre guardando avanti, insieme, verso questa costruzione della civiltà, dell'armonia, dell'unità, dove non ci sia posto per questa pandemia della cultura dello scarto. Grazie a tutta l'azione cattolica diocesana che si è messa in marcia attraversando con la sua creatività tutta la diocesi. Grazie a Filippo Rondinaria che ci ha messo a disposizione la sua professionalità. E per finire un grazie di cuore al nostro Vescovo Lorenzo che come sempre non ci fa mancare il suo sostegno e la sua presenza con il messaggio che ora ascolteremo. La marcia della pace però non si interrompe qui, perché la pace deve continuare a fare notizia. Ciao! Buon pomeriggio a tutti, soprattutto all'Azione Cattolica, dalla Presidente al Consiglio Diocesano, a tutti i responsabili di vari settori, i responsabili a livello parrocchiale. E buon pomeriggio a tutti e buona marcia della pace, anche se quest'anno sarà un po' diversa dal solito.
Ecco, il messaggio che ci accompagna sempre all'inizio di un nuovo anno, il messaggio del Santo Padre, quest'anno è altamente significativo. Eccolo qui, è la cultura della pace, è la cultura della cura come percorso di pace. La cura, ecco, come modo di guardare la vita, di stare davanti alla realtà. E la cultura della cura contro quella dello scarto, contro quella dell'indifferenza e contro quella dello scontro e della competizione, come afferma sempre Papa Francesco nell'Encirica Fratelli Tutti, che è stata firmata all'inizio di ottobre ad Assisi. La cultura della cura, ecco, la cura noi l'apprendiamo da Dio e l'apprendiamo soprattutto dal suo figlio Gesù Cristo. Proprio all'inizio della Bibbia ci si dice che l'essere umano è stato messo al mondo perché curi gli altri, curi l'ambiente, curi la realtà che lo circonda. Il Signore gli ha affidato la terra perché la coltivasse e la custodisse. Perché la coltivasse significa perché la terra sostenga l'uomo, la custodisca perché la terra conservi questa sua capacità di sostenere l'essere umano. Però la cultura della cura abbiamo imparata soprattutto dal Signore Gesù. La sua compassione riguardo agli altri si declinava in due direzioni, attraverso la parola che guariva il cuore e soprattutto suscitava disponibilità e attraverso il gesto concreto della guarigione. E Gesù sfamava chi aveva fame, rimetteva in sesto chi aveva perso la speranza, restituiva la vita a coloro che erano morti, anche se Gesù ha risuscitato pochi morti nella sua vita, saranno morte migliaia di persone al suo tempo, ma noi abbiamo notizia che ha risuscitato solo 3 persone e l'ultima di queste risurrezioni è stata quella del suo amico Lazzaro. Tant'è vero che è stato un miracolo così grande e così dirompente che i suoi avversari hanno deciso in quel momento di farlo fuori. Ecco, da Gesù è partita la diagonia della cura da parte della Chiesa primitiva e poi è stata ripresa questa diagonia dai padri della Chiesa, dalle opere di misericordia corporali e spirituali di tanti cristiani in 2000 anni. Ecco, tutta questa esperienza di rapporto con gli altri, di prossimità solidale dei cristiani e della Chiesa, ha dato origine a una serie di criteri, principi, indicazioni che noi chiamiamo la dottrina sociale della Chiesa. E questa è una bussola per tutti quanti noi, è la grammatica elementare che dobbiamo imparare per stare al mondo come si deve, soprattutto secondo la volontà di Dio. Ecco, possiamo riassumere questi principi e queste indicazioni, questa bussola, in alcuni punti significativi. Ecco, la prima cura è quella della dignità della persona e della promozione di ogni essere umano come fratello e sorella, perché siamo tutti figli dello stesso Padre. Seconda è la cura per il bene comune, cioè per far sì che sia l'individuo che la collettività si trovino nelle condizioni giuste per arrivare alla loro perfezione nel più breve tempo possibile. Lo strumento della cura è la solidarietà, ma soprattutto poi c'è la cura per l'ambiente, per la casa comune. Ecco, io penso che possiamo riassumere tutto con quel secondo capitolo meraviglioso di Fratelli Tutti, no? Che Papa lo spende interamente a commento della parabola del buon samaritano. E ognuno di noi si trova sulla strada che va da Gerusalemme a Gerico. Da Gerusalemme a Gerico sono 27 chilometri, però bastano pochi metri, basta la cucina di una casa, basta un corridoio, basta la piazza di un paese, basta un'aula scolastica, basta una sacrestia, pochi metri per trovarci davanti a un bivio, se diventare prossimi dalla persona in difficoltà oppure scegliere la parte della strada che Dio non condivide. Conosciamo bene questa parabola, sacerdote e levita che lavoravano in ambito religioso, forse avevano altre preoccupazioni, altri impegni, paura di sporcarsi le mani, ma scelgono il marciapiede sbagliato, diciamo così, no? Scelgono la parte della strada sbagliata. L'unico che sceglie la parte giusta è il samaritano, che ha compassione, si ferma e soccorre la persona che sta a terra, no? Ecco, diventando prossimo,
Tante volte noi pensiamo che gli altri devono essere prossimi nostri, no? Ma Gesù con questa parabola rovescia un po' la situazione. Al centro non siamo noi e gli altri devono diventare prossimi a noi. Al centro è colui che sta in difficoltà e siamo noi che dobbiamo fare il movimento e dobbiamo avvicinarci a lui. Ecco, auguro a tutti un anno, diciamo così, meno difficile di quello che abbiamo trascorso. Soprattutto auguro all'Azione Cattolica di continuare a percorrere i sentieri che noi conosciamo, quelli di una testimonianza basata sul rapporto straordinario, bello, appagante col Signore Gesù. L'augurio è che tutti quanti noi riusciamo a passare da un Dio come dovere, come obbligo, a un Dio come desiderio, come sogno, come bellezza e come tesoro. E poi auguro, oltre al rapporto con il Signore Gesù, un bel rapporto tra di noi, costruire la comunione, ecco, nella parrocchia, nella diocesi, mettersi davanti agli altri in atteggiamento filiale e fraterno. Noi portiamo le mascherine e continuiamo a portarle chissà per quanto tempo, no? Per quanti mesi, speriamo non tanti, però ecco, gli occhi al di sopra della mascherina devono dimostrare due cose: umanità fragile e ben inteso, quindi senso del limite, pazienza, prudenza, però diversamente dagli altri, siamo cristiani. Gli occhi devono dimostrare tanta fiducia, perché l'amore che attraversa la nostra vita sicuramente non verrà mai meno. Un abbraccio a tutti, un bacione e buon pomeriggio a tutti e buon cammino con la parrocchia e con la diocesi. It's Elsie the beat guy. Oh mio Signore, questo è il mondo che tu mi hai donato per amor mio. Aiutami a curarlo per bene. Oh mio Signore, questo è il mondo che tu mi hai donato per amor mio. Aiutami a curarlo per bene. Senza violenza, senza più guerre, senza egoismo, ma con l'amore. Io so che si può, amandoci soltanto di più. Senza violenza, senza più guerre, senza egoismo, ma con l'amore. Io so che si può, amandoci soltanto di più. Io ora so che si può, io ora so che si può, io ora so che si può, amandoci soltanto di più. Io ora so che si può, io ora so che si può, io ora so che si può, amandoci soltanto di più. Senza violenza, senza più guerre, senza egoismo, ma con l'amore. Io so che si può, amandoci soltanto di più. Senza violenza, senza più guerre, senza egoismo, ma con l'amore. Io so che si può, amandoci soltanto di più.